Ciao! Vi ho chiesto su Instagram di farmi delle domande in ambito medico e in questo video risponderò ai vostri dubbi. Questo mi sembra un buonissimo motivo per andare a seguirmi su Instagram, Federico Patti. Così la prossima volta che vorrò fare un video del genere potrete pormi le vostre domande ed essere inclusi nel video. Prima di iniziare mettete mi piace e iscrivetevi al canale, mi aiuta a laurearmi in tempo ed è statisticamente provato che... Non lo so, iscrivetevi. Non mi viene in mente niente. La prima domanda arriva da Andrea Venturini. Perché quando mi gratto la gamba a volte mi prude anche la schiena? Ok, onestamente non penso ci sia una risposta a questa domanda. In generale, nel quotidiano, il prurito può essere causato da... situazioni abbastanza banali, come la sensazione provocata da una vibrazione, da un tocco, oppure da agenti irritanti, ad esempio la lana, oppure detergenti che seccano molto la pelle. Anche la puntura delle zanzare può provocare prurito in una determinata zona. La seconda domanda ce la fa Mike Santo: quali problemi comporta una tiroide poco funzionante? Poco funzionante, immagino tu ti riferisca all'ipotiroidismo, e una delle principali cause dell'ipotiroidismo è la malattia autoimmune di Hashimoto. Questo comporta un'insufficiente produzione degli ormoni T3 e T4 da parte della tiroide e di conseguenza tutto l'organismo risponde rallentando i suoi processi. Quindi i sintomi tipici sono affaticamento, sonnolenza, aumento di peso e anche sensazione di freddo. La terza domanda ce la fa Luciano Bettini. Sono stato operato ai piedi piatti a settembre e alcune volte mi fanno male. Questa non è una domanda. In ogni caso, i piedi piatti si definiscono tali quando l'arco plantare mediale, questo qui, è più basso della norma o completamente assente. Ma perché, come nel caso di Luciano, si va incontro a un'operazione per correggere i piedi piatti? Perché la presenza di un arco plantare alla giusta altezza permette una migliore distribuzione del peso e questo, ovviamente, comporta meno rischi di danni muscoloscheletrici, specialmente alle gambe e ai piedi. Quindi mi dispiace, Luciano, se ti fanno male, voi altri mettete mi piace così Luciano potrà guarire al più presto. La quarta domanda ce la fa Pietro Luzietti. È salutare mangiare alcune volte del cioccolato fondente, magari dopo i pasti? Assolutamente! È chiaro, non devi essere Augustus Klopp della fabbrica di cioccolato. Però un po' di cioccolato, particolarmente quello fondente, è stato dimostrato che può avere dei benefici da un punto di vista cardiovascolare e dell'umore. Quindi per me sì. Quinta domanda, di nuovo Mike Santo: quanto fa male prendere l'ibuprofene, ad esempio l'Oki, a stomaco vuoto? Questi farmaci detti FANS, cioè farmaco antinfiammatorio non steroideo, vanno presi a stomaco pieno perché potrebbero causare delle lesioni appunto allo stomaco. Fa male? Probabilmente se capita una volta sola no, però a lungo termine sicuramente sì, quindi ti consiglierei di evitare. Sesta e ultima domanda, Carlo Amoruso: il testicolo risalito è davvero così comune? Non so esattamente a cosa fai riferimento con risalito, però se fai riferimento al fatto che un testicolo può essere più in alto o in basso dell'altro, un po' più grande o un po' più piccolo dell'altro, è completamente normale. Infatti, per quanto riguarda l'altezza, i testicoli generalmente non sono posizionati simmetricamente nello scroto. Il sinistro generalmente si colloca un po' più in basso rispetto al destro e per quanto riguarda le dimensioni, anche quelle possono essere diverse. Queste sono più che altro variazioni anatomiche e generalmente non sono patologiche. Se invece noti qualcosa di strano oppure ti danno fastidio, ti provocano dolore, ti consiglio sicuramente di andare a fare una visita. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate se volete altri video del genere, andate a seguirmi su Instagram, Federico Patti, così la prossima volta che farò una storia chiedendovi di farmi delle domande potrete rispondere a tutte le vostre curiosità. Iscrivetevi al canale, stay healthy, ciao!